Ugalalla True Crime Video Productions, in collaborazione con la redazione di Twitch Crime, M-Team e TMS Productions, ha realizzato questo video speciale. Avvocato, lei è al corrente che Liccardo fattura circa 300 euro all'ora? Essendo forfettario non ha già sforato? Allora, per quanto riguarda la prima cosa, però se vi fermate vi rispondo, se fate a continuazione poi mi fate andare oltre e procedo per altre cose. Allora, per gli 800 clienti di Osare Riccardo, ma che vi devo dire, ben venga per lui che faccia questi fatturati o queste cose, e sicuramente... Elmo, abbiamo chiuso, abbiamo raggiunto il traguardo degli 850 contratti. Sono molto felice. Che faccia questi fatturati o queste cose, e sicuramente sapete, perché mi hai confermato un percorso che ho fatto preparare tutto e non abbiamo tempo libero, abbiamo oltre 800 persone da seguire. Abbiamo lo screen, mi ero pure dimenticato. A me prima ha detto che non ha mai detto di avere 800 clienti. Guarda, i miei avvocati stanno lavorando per voi, tutte le diffamazioni, crisi, eccetera, eccetera. Nel frattempo la LR Digital Marketing di Osare Riccardo sono a quota oltre 800 contratti. O queste cose, e sicuramente... Ed ha fatto, nel giro di una settimana, con la LR Digital Marketing, 800 fottuti 50 cazzi di contratto. O queste cose, e sicuramente ringraziando il Signore, ragazzi, sono felice di dirvi, lo sapete, abbiamo passato di oltre 500 contratti. O queste cose, e sicuramente di tutto il telematico. Avvocato, ho richiesto un preventivo al suo assistito e dopo non aver più risposto sono stato minacciato di azioni legali. Non le ha riferito nulla Liccardo? Perché ho un po' timore. Fantasia, sono fuori dal cara. Tribunale da un mese in attesa. Grazie. Allora la preparati, punto, fine, punto. Ti farò pentire di aver preso per il culo me e la RL Digital Marketing. Fantasma al momento. Tutto web, aziende, ok, questo l'avevo letto sotto. Cada o che tu inventi, se tutto questo risulta una presa in giro, non pensare che ti farò live o storie contro. No, ma tutti i miei agganci, anche queste presunte millanterie, per aumentare... il timore, atteggiamento intimidatorio, lo ripeto. Buonasera avvocato, ma lei sa che il suo assistito dice di avere un'agenzia, ma alla sua partita IVA non è collegata alcuna azienda. In più ha annunciato di collaborare con le più grandi aziende ed esperti di marketing, ma i clienti risponde sono Rosario. La partita IVA che ho visto io è persona fisica, questo l'ho letto, si vede sull'agenzia delle entrate, quindi... questo posso sapere, questo posso verificare, questo posso dire. Sono fantasie che inventano. Cosa è successo? Mi sono rimboccato le maniche e insieme ad altri imprenditori e, sottolineo, tra i più grandi strateghi, professionisti, imprenditori e social manager, dalla mia idea e dalla mia persona, io CEO e tutti loro dietro di me ad invogliarmi e soprattutto a supportarmi, è nata la LR Digital Marketing. E benvenuto a tutti da Rosario Riccardo, founder della LR Digital Marketing, che noi vi daremo e tutte le indicazioni che noi vi daremo su come trovare clienti online. Saremo noi a formarvi dalla A alla Z, anche senza esperienza, vi insegneremo noi come trovare clienti. Una volta agganciato il cliente verrà da noi, da me, dall'agenzia, vedremo quale percorso vorrà, poi vi diremo noi come fare i percorsi, vi diremo noi ogni cosa, tutto, dalla A alla Z. Perché abbiamo percorsi anche di migliaia e migliaia di euro, che ovviamente trovare i clienti, noi diremo come trovare i clienti,
riporterete a me o all'agenzia e avete il 30% bonificato istantaneo. Ragazzi, dietro al web si racchiudono. Cosa e ne si pensa fermano che il suo bloccando. Cliente mi ha minacciato di percosse in una chiamata solo perché contattato da suo fratello ho fatto irrisarcire i ragazzi a cui Rosario non aveva dato le carte Pokémon come pattuito con loro, dopo che GSI era preso i loro soldi? Non lo so. Chiaramente ho la registrazione della chiamata se volesse ascoltarla. Cosa pensa che io abbia minacciato di percorso eccetera eccetera, diciamo è stata una cosa giusta a meno minacciare questa persona, se la minaccia c'è, se sussiste di Rosario. Cosa ne pensa minaccia che il suo assistito mi ha minacciato di percorse? La se vuole gliela giro dove preferisce. I ragazzi sono stati risarciti grazie a me e suo fratello che si è offerto di risarcirli. Se no Liccardo ai ragazzi aveva detto che lui i soldi non li aveva e che siccome sua mamma era stata rapinata sarebbe sparito dal web. Allora, se vuole le giro la chiamata in cui il suo cliente dice testualmente: ti accartoccio come un cartone. Benissimo. Ora questa cosa, ove mai... Le parole, ti giuro sulla Madonna Vergine, te venga a pigliare fino a casa. Scrivo i messaggi dove dici che tua madre è stata rapinata e che eri ricoverata in ospedale per sviare da questa cosa. Non è vero, ma tu stai fuori davvero, cioè wild. Riccardo, ma tu te li faccio vedere immediatamente, guarda, te li streamo. Ma non voglio vedere nulla, ma tu Vescio sei capace di fare qualsiasi cosa, pure di vendere. Mi dissocio. Avvocato, lei è al corrente che il presente Mugnanese ha lavorato ad Ulma in Nero per circa un mese? Su questo non interviene. Top Marchetta comunque avvocato. Allora, ve lo dico e ve lo ripeto. 14-15 ore, ti giuro. 14-15... Allora, stamattina ho fatto... Vabbè, stamattina neanche ve lo dico. Perché fortunatamente mi sono liberato presto. Ma ieri ho fatto 10 lune e mezza di notte. Che devo denunciare? Chi manco contratto mi hanno fatto? Voglio, ma che vi devo dire? L'interruzione, avvocato. Una domanda veloce veloce. Ma mi chiedevo se dopo aver fatto una denuncia si può minacciare le persone che si sono denunciate di levargli tutti i soldi e tutti gli averi. Guardi, questa non è... Magari, ti faccio vendere la casa. Ti faccio vendere la proteggiamo casa. Noi, minacce, non c'è problema. Minacce, questa è una minaccia, però. Questa è una minaccia, Riccardo, e l'avverto. Grazie, è stato un piacere. Grazie, avvocato, imbeccabile. Grazie. Grazie a tutti per sub, supporto, prime e donazioni. Un saluto, ci aggiorniamo presto. Riccardo LR Digital Marketing su Instagram. Esiste.